Mi trovo ora nella piazza, probabilmente la piazza più grande di tutta la città, è Piazza della Repubblica, e copre parzialmente il canale reale, il fosso reale anzi, quello che vi ho fatto vedere in un video precedente. Prima, seduto al tavolo di un fast food, di cui non vi dico il nome ma probabilmente avrete già capito, un'enorme catena americana, e stavo pensando perché questo viaggio come ultima tappa a proprio Livorno, e mi è venuto in mente che nel 2002 comprai un film in videocassetta che si intitolava Ovo Sodo. Era un film italiano di genere alternativo e mi colpì moltissimo. Era girato a Livorno, parlava di come nella vita si cambia dalla fase della giovinezza alla fase della maturità. Era un film anche un po' malinconico, ma molto, molto intelligente, che mi mise in testa che io per forza dovevo visitare Livorno, perché questo film era ambientato a Livorno. E ora che sono a Livorno capisco qual era, adesso capisco completamente il senso di quel film ambientato tra la città. Ehi, non ci posso credere. Filmo e iniziano a fare lavori notturni. Adesso capisco qual era il senso di quel film ambientato a Livorno. Questa è Piazza della Repubblica, è una piazza incredibilmente grande, adesso anche rumorosa, non so perché, sta facendo dei lavori straordinari lunedì sera. Comunque è una piazza molto ampia, degna di una metropoli quasi. Questa piazza ho letto che copre parte del canale del Fosso Reale, che scorre proprio qua sotto questo asfalto. Ai due lati della piazza si trovano due statue molto eleganti, ma sinceramente qua potevano mettercene anche 50 o 100, perché lo spazio c'è, è davvero incredibile. È una piazza enorme, rettangolare, da metropoli proprio. Si potrebbero mettere qualsiasi cosa, un circo, una ruota panoramica o un Luna Park, qualsiasi cosa. E niente, 160.000 abitanti, io vengo da una città di 150.000 abitanti, ma una piazza così proprio non ce l'abbiamo, niente. Abbiamo tante piazzette più che altro, tutto lì. Ma chi è questo signore chiamato Giovanni Fattori, nato a Livorno nel 1825? Io non lo so, però ve lo scriverò nella didascalia di questo videoclip. Hanno dedicato questa statua, che sembra quasi gialla, data l'illuminazione che c'è, tra il giallo e l'arancione, a questo signore chiamato Giovanni Fattori. Interessante, devo dire. Interessante, interessante, e appena arrivo a casa indagherò su chi è questo esimio. Quello che mi ha colpito della piazza che ospita questa statua è che questa piazza, a guardarla bene, è asfaltata un po' malino, c'è della gran ghiaia e non c'è né asfalto né marmo. Questo è un punto a sfavore. Ma la particolarità che mi ha colpito è che è inclinata, è obliqua. Là è un po' più in alto e qua è in discesa. E un'altra cosa che mi ha colpito è che le auto che girano attorno a questa piazza sembrano uscite da un circuito di Formula 1.
col problema che alla guida non ci sono i piloti del Gran Premio di Formula 1 mondiale. Niente, c'è gente normale che però crede di essere molto molto brava alla guida, pure in moto ovviamente, non io metto dentro tutti, moto e auto. E sinceramente prima, mentre attraversavo sulle strisce, avevo anche un bel po' di timore perché vedevo che tiravano dritto a palla, quindi a palla da schioppo, va bene, non è un problema. Comunque se venite qua state attenti, tutto lì, attraversate sempre sulle strisce, occhi sempre ben aperti, perché qui volano, ok.